Forza, George, è ora di asciugarsi. O tardiamo per il servizio fotografico dallo chef Pischetti. È davvero un grande onore apparire sulla copertina del Bird Watchers Magazine. Quindi devi rimanere pulito come non mai. Intesi? Fa la brava scimmietta, attento a non sporcarti. Charlie, no! George, ma sei tutto giallo! Ricordi, avevi promesso di non sporcarti! Oh no! Ho garantito personalmente e ora George è tutto sporco! Che cosa posso fare? Non guardare me! Sei tu a comandare, Chef Steve! Per tutti i pesci spada! Vedo un uccello rosso sul cartello di stop accanto al camion dei vigili del fuoco. Ma dov'è? Io non lo vedo. Scimmie arancioni in questo parco? No, io ho l'unica scimmia in città ed è un color scimmia... scimmia classico. Oh no. Niente, George? No! George, eccoti qui! Dov'è Charlie? I Birdwatcher vengono da questa parte. Deve essere molto vicina. Muoviamoci, torniamo subito in cucina. Ecco, ho avvistato la tanagra rossa. Che nessuno di voi si muova. Vediamo, se ricordo bene, il rosso e il blu producono il viola e il viola e l'arancione producono il marrone. Dai, sbrigati prima che tornino i Birdwatcher. Sono sicuro che George è pulito come una pentola pulita. Sono qui, che possiamo fare? Nasconderci. Dov'è George? Come chef non posso certo dire bugie. George è caduto dentro... Oh, ecco dove sei. Fai un altro bagnetto per essere pulito per la foto? Ah, già, giusto, l'acqua. Mi sarebbe venuto in mente fra qualche istante. E pensare che temevo di trovare una scimmia tutta sporca. Oh, salvo la torta! Attenti! George, ma tu... tu sei rosso? Sì, è rosso esattamente come la tanagra estiva. Ah, questo mi fa venire un'idea favolosa. Fermi così? Siete pronti? Un vero omaggio alla tanagra rossa estiva. Sarà la miglior copertina della rivista di tutti i tempi. E così fu. Grazie a una certa scimmietta vivacemente colorata.